Forse i magi non erano tre e non erano re, ma sapienti che, come ha detto Benedetto XVI, scrutavano il cielo per trovare Dio. Nella liturgia cristiana è la festa in cui Dio, nel bambino Gesù, si manifesta a tutti i popoli. Oro, incenso e mirra, come certamente nell'intenzione dell'Evangelista e come l'antica tradizione mette in luce, indicano che Gesù è re, oro, e l'oro veniva rappresentato nell'arte primitiva sotto forma di corona. Dunque Gesù è re, che è Dio, l'incenso, e veniva rappresentato attraverso il simbolo del turibolo. E poi, e questo era inatteso, che questo re, questo Dio avrebbe dovuto soffrire, morire. La mirra, che veniva raffigurata nei vasetti sepolcrali, era una delle componenti della unzione dei cadaveri. La cavalcata dei re, dunque, è una sorta di presepe vivente incentrato sul viaggio e sulle figure dei magi. Questo evento, carico di magia, che unisce la spiritualità alla festa, è stato ricordato in diverse parrocchie della diocesi. Quest'anno abbiamo seguito l'evento presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Carpi. È il Vangelo di Matteo a narrare l'episodio della visita dei magi a Gesù bambino, i quali da Oriente giungono a Gerusalemme e chiedono: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?» Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Il significato è teologico. I magi simboleggiano gli stranieri e i pagani che riconoscono la venuta del vero Dio. Originariamente si pensa comunque che i personaggi non sono tre e non sono re. La provenienza da Oriente fa pensare alla Persia, perché magio è un vocabolo di questa terra, ma dalla etimologia un po' oscura. Al di là delle leggende sterminate, la Chiesa li ha sempre considerati come simbolo dell'uomo che si mette alla ricerca di Dio. Essi, ha detto Benedetto XVI nell'omelia della solennità dell'Epifania del 2011, erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma non per cercare di leggere negli astri il futuro, eventualmente per ricavarne un guadagno. Erano piuttosto uomini in ricerca di qualcosa di più. In ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la firma di Dio. Una firma che l'uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare.